Riapri il giardino botanico di Europa con quali misure di sicurezza? Bah, non eccezionali, ma in qualche modo adeguate alla struttura. Siamo all'aperto naturalmente, quindi facendo un calcolo di distanziamento, non chiamiamolo sociale che lo trovo aberrante, personale chiamiamolo, distanziamento personale nelle regole date dal governo, all'interno del giardino botanico ci stanno tra le 70 e le 100 persone contemporaneamente, quindi tutto sommato magari arrivassimo a questi numeri tutti i giorni, assolutamente. Quindi il distanziamento non è un problema, la principale regola è quella di non ammassarsi, di non stare troppo vicini, mantenere le distanze anche durante i percorsi all'interno del giardino e l'ingresso alla biglietteria, che deve essere fatto uno per volta, e con l'obbligo della mascherina, proprio perché appunto in certi casi non è possibile rispettare completamente le regole di distanziamento. Il mese di giugno è, sotto l'aspetto della fioritura del Giardino Botanico di Europa, probabilmente il mese più ricco. Cosa vedremo? È il mese più ricco perché si fondono le due fioriture, quello delle piante ornamentali, che è, diciamo, in qualche modo pilotato dai giardinieri del giardino per averne il più possibile durante tutto il periodo di apertura, al quale periodo però si sovrappone quello delle piante spontanee, cioè di quelle che si trovano comunemente nel biellese, e quindi sicuramente il mese di giugno è un bellissimo periodo per venire a visitare il giardino botanico, anche se devo dire che purtroppo quest'anno il mese di maggio è stato un bellissimo mese dal punto di vista delle fioriture, che purtroppo da questo punto di vista sì, non tutti hanno potuto goderselo, ce lo siamo goduto noi. E quali fiori particolari vediamo in questi giorni? Ma in questi giorni sicuramente dal punto di vista della flora ornamentale direi che il principe è sicuramente il papavero blu dell'Himalaya. Moltissime altre piante ornamentali come il cuor di Maria, per esempio, e nelle piante spontanee stanno finendo, sono ancora fiorite le genziane, che diciamo sono un simbolo delle nostre montagne, e via via adesso incomincerà hanno anche tutte le altre specie locali, diciamo così, nostrane. In quali giorni il giardino sarà aperto e nonostante i problemi post coronavirus avete previsto delle attività? Allora, il giardino rispetterà gli orari consolidati, quindi per il mese di giugno sarà aperto dal mercoledì al venerdì dalle 13 alle 18 e il sabato e i festivi dalle 10 alle 18. Luglio, agosto tutti i giorni dalle 10 alle 18, settembre di nuovo da mercoledì a venerdì dalle 13 alle 18 e il sabato e i festivi dalle 10 alle 18. Attività particolari, è stato molto complicato fare un programma e alla fine abbiamo, non dico rinunciato, ma abbiamo messo un sacco di cose in stand-by, soprattutto quel progetto fatto per Compagnie di San Paolo che si chiama Scienza 100, che aveva una serie di attività fatte con il pubblico che purtroppo non riusciamo a garantire per i motivi sempre del distanziamento, però abbiamo lavorato parecchio per avere quello che abbiamo dovuto per forza sospendere, cioè le visite guidate al pubblico, e abbiamo risolto facendo una serie di audioguide che erano già in programma ma sul quale abbiamo accelerato con l'aiuto del famoso e incomparabile educatore Angelo Alberta, che vengono distribuite gratuitamente in biglietteria e quindi in qualche modo sopperiamo a questa mancanza della visita guidata. Questa è l'unica cosa certa, tutte le altre saranno da vedere perché anche dal punto di vista delle norme c'è un po' di confusione anche interpretativa e quindi stiamo aspettando.